Cedetelo passo. Cedetelo passo tu? No. È a te cedere, io sono cavaliere. E io che sono? Le hai viste le schiere mie? O non hai occhi? Ne ho almeno quanto tu hai la lingua. Allora è lo cervello che ti ammanca. Ma forse. Ma non lo cove. A piedi o a cavallo? No, no, cavallo no. A piedi. Lo nome mio è Brancaleone da Norcia. Io sono Teofilatto dei Leonzi. Ascia? Eh? No, dico Ascia. Ascia. Scudiero, Ascia. Ancora tanto? Attenzione! Non solo mancava Fabio, non si sentiva niente di tutto quello che ho detto, così adesso dico tutto quanto dall'inizio. Allora lo dico velocemente per non perdere tempo, tra pochissimi minuti ci sarà in collegamento Andrea Murchio. Allora voi direte, ma che minchia è Andrea Murchio? Andrea Murchio è un attore che ha recitato persino con me, cioè non so se mi spiego. Comunque dirò quello che posso dire, quello che non posso dire. Nel frattempo perdiamo un po' di tempo, perché io non faccio nulla senza Fabio Biaggi, perché Fabio Biaggi è un po' la mia anima gemella, ma parliamo dopo di oroscopi, lasciamo perdere i gemelli della camicia. Stavo dicendo, dalla prossima settimana ci saranno tantissimi eventi, tantissimi interventi da parte di del Teatro San Prospero. Ci saranno delle grandissime novità, ci sarà questo radio epistolario, cioè una cosa particolarissima, con le voci di Erica Patroncini, Carmen Capuano, Giulia Rossi e Alex Sassatelli, direttamente da lunedì. E noi da lunedì, per grande piacere vostro, e qui voglio un applauso generale, anzi colonnello, non andremo più in onda. Oh là, proprio questo che volevate sentirvi dire. Benissimo, non avremo più in onda, non perché la pizzeria Il Porchetto non ci dà soldi, ma semplicemente perché abbiamo ora siamo ben organizzati e creiamo un po' più spazio per tutte le altre attività. Tra l'altro queste puntate le potete vedere anche sul canale YouTube del Teatro San Prospero, tutte quante saranno in onda dai primi di novembre, massimo la prossima settimana. Dicevamo, noi andremo in onda sabato alle ore 17,
dirette dalle 17:18 con puntatone super ospiti, domenica dalle ore 17 alle ore 18 super puntatone, solite puttanate, e poi la prossima settimana, e anzi inizieremo già da venerdì questo, andremo in onda alle 14:30, quindi non segnatelo da nessuna parte, così siete sicuri di vederlo. Nel frattempo vedo che Fabio sta arrivando, musichetta subito, come ecco, se fosse un buon ospite, abbiamo vinto! Fabio! Ma te, ascolta, ma il frac te lo sei messo? Fabio, ti posso dire una cosa? Mi ero preparato un discorso perfetto da fare all'inizio, quando tu ancora non c'eri, non avevo l'audio. È venuto me. Fabio, ti posso dire che non è un problema tecnico originale. Da quando ti sei collegato, gli ascoltatori sono aumentati di uno, e questo naturalmente grazie a te. Perché sono io che sto guardando la diretta. Esatto, stai guardando la diretta. Esatto, Fabio, vedo che c'è la camicetta, sei andato a tagliare la legna, quindi abbiamo detto alle 17, fra 2 minuti chiudiamo la trasmissione. Io, Fabio, vorrei subito partire alla grande. Abbiamo il nostro logo di Villafranca, abbiamo il nostro logo del Teatro San Prospero, abbiamo un altro patrocinio oggi. Fabio, è arrivata, noi pupilla la gente. Ma, che ci vuole. Scusa, Mate, che io devo ancora ambientare. Qual è il nostro patrocinio nuovo? Il nuovo patrocinio nuovo, lo andiamo subito a vedere, Fabio. Il nuovo patrocinio è Natura Morta con Frutta. Ieri ce l'avevano promesso, ce l'hanno mandato. Io li ho sentiti, guardate che bel dipinto. Io infatti ci tenevo che lo vedessi l'autore, anche l'autore, è anonimo. Meno male. Sì, meno male per lui, esatto, perché sennò nessuno avrebbe più comprato un suo quadro. Torniamo, ringraziamo tutti quanti, ringraziamo la pizzeria Il Porchetto, che ci rubrica caffè americano con sottotitoli. Ma chi se ne frega. Lancia la rubrica. Scrivete quello che volete. Con chi volete, scrivete che scrivete. Andrea Bagnoni. L'importante è che non scrivete parolacce. Perfetto, non scrivete parolacce. Fabio, guarda, stasera è pazzesco, ci sono le fake, c'è tutto quanto, c'è tutt'altro. Io andrei subito con un messaggio. C'è tutto. Andrei con un messaggio. Vai con messaggio. Come vai. Sì, salve, cioè, ciao a tutti, ma io avrei una domanda da fare, ma le restrizioni dicono che non si può andare in giro in bici, ma valgono lo stesso se la bici è rubata? No, allora, bisogna spiegare alla gente che non c'entra. A questo punto però io andrei, perché sono arrivate delle nuove restrizioni, le vado a dire? Tu sei appena arrivato, cosa c'è? C'è delle restrizioni da fare? Sì. No, perché io volevo ricordare, prima delle tue restrizioni, ai nostri spettatori, che possono inviarci sempre i loro video, che dicono che anche loro seguono, non è una trasmissione. Esatto, io andrei subito con un video. Vai! No, video dopo, musica maestro, aspetta! Maestro! Buonasera a tutti gli internauti. C'è anche la musica. Murchio, c'è la musica, ma non ti vediamo. È lo stesso, Murchio. Basta la musica. Dai, devi attivare la telecamera. Vai con la telecamera. Aspetta. Dai, Murchio, un altro tecnologico, Fabio. Eccolo! Direttamente dal telefono con su scritto Alessia Olivetti, l'ospite d'onore Andrea Murchio. Non so chi sia. Andrea Murchio con suo gemello dietro. Grazie Andrea della partecipazione. Grazie Andrea, ben arrivato. Sei arrivato in una puntata fortunatissima, perché io i primi 3 minuti avevo il microfono spento e Fabio i primi 7 minuti non c'era. E tu hai iniziato con la telecamera spenta, è perfetto. Siamo tutti e tre in perfetta linea. Allora, siamo sincronizzati. Allora, come va? Andiamo benissimo. Io, Andrea Murchio, il tempo qui è bello. Come disse quello che mangiava troppo limone, il tempo... Vabbè, Fabio, con le tue pessime battute. Io, prima di lasciare la parola ad Andrea Murchio, che ci può raccontare tantissime...
le sue esperienze, perché Andrea Murchio ha girato e continua a girare l'Italia con la cinematografia, col teatro. Andrea Murchio potrà raccontare anche l'esperienza di quando ha recitato con me, ma è meglio di no. Io manderei subito un video importante e poi Andrea ce lo commenti. Non diciamo nulla, va bene? Va bene. Andiamo col video. 27 novembre 2026, secondo giorno di elezioni politiche nazionali, ma non è certamente un buon giorno per il nostro paese. Si fa infatti sempre più grave il bilancio delle vittime delle manifestazioni antisistema dall'inizio di un anno che non si fa fatica a definire come un vero e proprio annus horribilis. Ascoltami bene, il materiale o c'è o non c'è. Non è che possiamo gettare una bomba se poi non abbiamo niente. A pochi mesi dall'uscita dall'Unione Europea, causata dalla situazione di forte indebitamento dell'Italia, la situazione diviene ogni giorno più pesante e le forze dell'ordine non riescono più ad arginare continui moti di ribellione da parte di cittadini. Prego! Gli stronzi hanno finito di campare alle nostre spalle. La pacchia è finita. Sparirete tutti, tutti dovete sparire. Anche in questo secondo giorno di votazioni tocca purtroppo registrare nuovi scontri e manifestazioni antisistema in varie città d'Italia. Si segnalano 4 feriti a Torino, di cui 2 in gravi condizioni a seguito di alcuni tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine. Sai che cosa diceva mio nonno? Che si chiamava Giulio, proprio come me. Se vedi una formica in cucina, devi schiacciarla subito, altrimenti poi ti trovi la casa infestata. E noi non vogliamo la casa piena di formiche, vero? L'uomo nuovo da un'idea di Andrea Murchio. Complimenti già soltanto per questo pilot. Fabio, tu sapere che Andrea Murchio, probabilmente l'ultima volta che l'ho visto, stavamo preparando uno spettacolo. Lui dormiva a casa mia tutte le sere. Si presentava col tavolo e diceva: Senti, Matteo, ho scritto questa serie TV. La sera dopo, senti, ho scritto un'opera in 5 atti. Senti, cosa pensi di questo video? È così. Sono piuttosto critico. È un grandissimo lavoratore. E da grande lavoratore, ti domando come riesci un giorno veramente? Oggi tu mi ha detto che stai preparando un disco addirittura, giusto? No. È troppo, è troppo così, è troppo, è troppo. Sì, nel tempo libero mi diletto a cantare. Ti diletti a cantare? Adesso in tempo libero potrei sfornare almeno una decina di anni. Adesso canti, giustamente. Andrea, tu passi da Roma, ora sei a Torino, sei un grande appassionato di teatro, ma ultimamente il cinema è sempre più forte, sempre più presente nel tuo quotidiano. E soprattutto in quest'ultima parte, da teatro e cinema, che grandi differenze trovi nel modo di pensare, di ragionare, di progettare? Ma guarda, ti dirò, in realtà quando progetto per il cinema o per il teatro non mi pongo grosse distinzioni, chiaramente gli strumenti sono assai diversi. Col teatro bisogna lavorare molto più di fantasia, no? Mentre invece le immagini del cinema parlano da sole, in qualche modo. Però in entrambi i casi io credo che la funzione sia del cinema che del teatro, per quanto mi riguarda naturalmente, è un po' quella che diceva Amleto, adesso faccio delle citazioni corte, posso? Esattamente, non le capisco. Amleto, rivolgendosi a Polonio, il ciambellano di corte, a proposito degli attori, diceva, adesso vado a leggere proprio, «Mio signore, assicuratevi che gli attori ricevano un buon alloggio. Fate che siano trattati bene, perché essi sono il sunto e la cronaca fedele e concisa del tempo. Sarebbe meglio per voi avere un cattivo epitaffio da morto che la loro ostilità da vivo». Questo per dire che gli attori, e i registi naturalmente, dovrebbero parlare ai loro contemporanei, dovrebbero parlare del loro tempo,
non attraverso semplicemente una mera raffigurazione della realtà, ma attraverso un'interpretazione critica del loro tempo, no? E in questo, naturalmente, ogni autore ha una sua prospettiva, una sua angolazione, che più insolita è più interessante di ieri. Sicuramente. Io, per esempio, sono molto attratto dalla fantascienza distopica. L'Uomo Nuovo, di cui avete appena visto il trailer, è un'opera distopica, cioè parla di un futuro immediato, cogliendone degli aspetti negativi, diciamo, cioè parlando dei mali del presente, ma proiettandoli in un futuro immediato. È la fantascienza che però, secondo me, c'è poca di fantascientifico, o sbaglio? Sì, si parla di fantascienza distopica, ma si può parlare di qualsiasi genere, naturalmente, che parli del presente, dei mali del presente, ma li proietta in un futuro, certo, non lontano. Questo è quello che succede nell'Uomo Nuovo, che è un thriller politico distopico, che io l'ho scritto qualche anno fa, ma adesso potrebbe essere, è diventato molto attuale, perché parla di una società in cui c'è una grossa crisi economica, a tal punto che si è arrivati quasi a una guerra civile in Italia, no? Ed è un thriller politico che si ambienta tutto in un unico giorno. E dopo i fatti che purtroppo stanno accadendo adesso, si potrebbe dire che è quasi la situazione che si vivrà in Italia subito dopo la pandemia, in pratica, perché io immagino che ci sarà comunque una crisi economica piuttosto enorme, dolorosa ed elevata, purtroppo, e che colpisce tutti. E tra l'altro, con questo film, questa serie, comunque vogliamo parlare di qualche premio già vinto, oppure meglio di no? Ma sì, non diventare rosso, tanto non si vede, dai, perché è vero. Allora, diciamo che intanto abbiamo girato soltanto la puntata pilota di questa serie con il supporto della Film Commission Torino Piemonte, e adesso il pilota è stato distribuito in tanti festival nazionali e internazionali, e mi aiuto anche con la grafica. Ha vinto già come Best Series agli Onerous Film Awards di San Benzano, quindi in Italia, ma poi anche all'estero, al Peak City International Film Festival in North Carolina, negli Stati Uniti. Poi ha avuto una nomination come Best TV Pilot al Mundance International Film Festival in Colorado, poi in California, in Texas, in Germania, in uno dei più importanti festival dedicati proprio alla serialità televisiva, e ancora al Transparent Film Festival. Siamo arrivati addirittura a New York. A New York, sei arrivato a New York. Fantastico, fantastico. Bravo, bravo, bravi, bravi davvero, perché comunque c'è dietro Andrea Murchio, anzi a fianco ad Andrea Murchio ci sono tantissimi grandi artisti, questo è vero. Andrea, tu hai scritto anche diversi testi teatrali, hai mai pensato di portarli sul set? Di passare dal teatro al cinema, dice. No, questo no. Basatamente cinematografico. No, effettivamente quando scrivo, o scrivo per il teatro o scrivo direttamente per il cinema. Non ho mai pensato di fare una trasposizione dei miei testi teatrali e farli diventare cinema. Questo no, perché effettivamente la grossa differenza parte proprio dalla scrittura, io credo. Cioè, quando si scrive per il teatro ci si immagina appunto qualcosa di molto evocativo. Bisogna far lavorare gli spettatori molto di fantasia, secondo me. Mentre invece quando si scrive per il cinema, chiaramente si lavora molto di più per immagini. È vero anche che io, quando faccio le mie regie teatrali, do un taglio abbastanza cinematografico. Posso confermare. Sì. Però diciamo che è vero che si lavora più di fantasia sul palcoscenico, però il cinema ti può permettere di portare allo spettatore alcuni effetti che in teatro non possiamo avere, quindi si allargano, la fantasia può essere utilizzata per ampliare la comunicazione in modo differente. Sì, bisogna avere anche i mezzi a volte. A volte bisogna avere grosse produzioni per fare degli effetti. No, sì, sono due prodotti diversi, comunque sono due cose diverse. Teatro. Tu l'ultimo spettacolo credo che l'ultimo spettacolo di tua creazione purtroppo non ha ancora visto la luce, giusto? Perché si è fermato. Sto lavorando a un nuovo spettacolo che dovrebbe
usiamo il condizionale naturalmente a questo punto, debuttare a dicembre. Si parla tra l'altro del fatto che il teatro debba riniziare proprio a dicembre, chissà, è lontano dicembre, è lontano, però intanto si lavora. Mentre l'altro spettacolo è L'ultimo valzer, giusto? L'ultimo valzer è uno spettacolo che ha debuttato già e è stato l'ultimo spettacolo che io sono riuscito a mettere in scena, a portare in scena prima della quarantena. L'ultimo valzer parla della storia tormentatissima, la storia d'amore fra Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda Sayre, interpretata da Alessia Olivetti. E loro, Francis Scott Fitzgerald e Zelda Sayre, ebbero la fortuna da una parte di vivere gli anni ruggenti, i Roaring Twenties, i ruggenti anni venti, no? E quindi assaporare tutta la grandeur di quell'epoca formidabile fra New York, la Costa Azzurra. Poi ci fu un momento molto difficile che per certi versi assomiglia un po' al momento che stiamo vivendo, quello della crisi del 29, naturalmente, in cui ci fu appunto una grossa crisi economica, il crollo della borsa, e chiaramente di lì cominciarono delle difficoltà anche per loro. Però non voglio svelarvi troppo, perché spero di poterlo riportare in scena. In quel di Reggio Emilia, soprattutto, certo. Reggio Emilia. Andrea, noi abbiamo iniziato stasera con, abbiamo estrapolato la scena tratta dall'armata Brancaleone con Gassman e Jean-Marie Volonté. E Gassman, quanto ha influenzato nel tuo modo di amare il teatro, oltre che di recitare? Gassman ha rappresentato un grandissimo riferimento dal punto di vista attoriale, naturalmente. E tu sai bene che io mi sono cimentato in un ruolo in cui c'eri anche tu in quello spettacolo, che era Storie dell'anno 1000, che è lo spettacolo che ci ha fatto conoscere praticamente con la regia di Manfredi Rutelli, in quel di Chiusi in Toscana. In quel di Chiusi. È stata un'esperienza formidabile perché lì veramente potevamo sbizzarrirci. Abbastanza. Devo dire che... Esatto, il tuo personaggio comunque sì, un po' prendeva, tra l'altro questo testo di Tonino Guerra probabilmente influenzò a suo tempo anche Monicelli nella stesura dell'armata Brancaleone. Tu, io ricordo, racconto solo questa cosa, perché a parte scherzi, Andrea Murg è un grandissimo lavoratore ed è una persona di grande cultura e quindi lo vedi adesso lo beve con la sua giacca sempre molto molto serio. Io quando l'ho conosciuto, dopo due giorni che si viveva assieme a preparare questo spettacolo, andammo fuori a cena e finita la cena lui al ristorante comprò una bottiglia di vino, immaginando che fosse, non so, un oggetto, un ricordo suo. Tornando a casa ci invitò sul tetto della casa a bere e chiacchierare. E lì ci siamo conosciuti. Io scusa se ho ricordato questo aneddoto, ma vabbè, me lo ricordo con grande affetto, quindi mi ha legato. Veramente mi ricordo di quella serata sul tetto a guardare il cielo, le stelle, sorseggiando vino e chiacchierando amabilmente fra di noi. Conoscendo. Veramente un momento bellissimo. Andrea, purtroppo, come ti avevo detto, si è fatto tardi abbastanza velocemente. Questo è il momento più triste, Se, quando gli ospiti se ne vanno. Se, e soprattutto perché io devo rimanere da solo. Dai Fabio, se ci sarà prossimamente un altro pomeriggio, una sera che ti vuoi chiudere in camera perché così Alessia fa dell'altro, io ti rinvito più che volentieri, staremo ancora un quarto d'ora ad ascoltarti. Volentieri. Grazie davvero, seguite Meraviglia Teatro, Andrea Murchio, voi che siete di Torino avete una grande fortuna. Ciao Andrea, buon proseguimento, buon lavoro, buon proseguimento per tutto. Buon Fabio. I nostri grandi ospiti, Matte, cosa c'è? Lancia subito il video dei nostri ascoltatori. Sì, esatto, il video del nostro ascoltatore, vai, di Erika Magnani. Perché devono convincersi a mandarli. E prima che tu me lo chieda, te lo dico già io. Sì, sono la cugina di Superman. Oggi sono qui per darti un'importante informazione. Anche io, guardo, non è una trasmissione originale. E ti consiglio vivamente di prendere il mio esempio e fare lo stesso. Per un semplice motivo. Non è mai un bene far arrabbiare i supereroi che hanno dei superpoteri. Capito, no?
E lei è Erika Magnani, bellissimo. Eccola. Video, mandate Fabio, bellissimo, Fabio, c'è tantissimo, tantissima roba, ho mandato l'ascoltatore, ho mandato tutto quanto, Andrea Murchio è arrivato, io manderei con Pizzeria il Porchetto, lo sponsor Pizzeria il Porchetto alle prime 20 telefonate, 20 risposte. Nel frattempo, Fabio, andiamo. Noi siamo persone educate, non è che non rispondiamo uno sì, uno no. Fabio, andiamo subito con accadde oggi il 15 aprile, il 15 aprile del 2020 al mattino, causa pandemia, continuano le restrizioni su tutto il territorio nazionale. Questo è quello che accadde oggi, che poi in realtà è stato stamattina. Stamattina, è importante esatto. Ricordarlo. Dicevamo prima delle restrizioni, ascolta, Fabio. Dimmi. Un'altra cagata da dire. Certo che le ho. Allora, proverbio del giorno: mettersi le dita nel naso non è reato, ma non è reato. Ma diceva il saggio, se hai un dente che balla, spegni la musica. Questa è bene. E dopo chiudiamo. Fabio, allora restrizioni, è vietato l'utilizzo di navicelle spaziali o shuttle fuori dal comune di residenza. Anche questo è abbastanza importante. Io per quanto riguarda Fabio, io faccio l'unica polemica, tengo per domani le fiche, l'oroscopo. L'oroscopo, okay. Tengo per domani la storia del libro, perché ho comprato un libro in libreria oggi, Ho speso tantissimi soldi. Perché le librerie hanno aperto? Esatto, io ho speso tantissimi soldi. Allora, per quanto riguarda l'oroscopo... Domani me lo racconti. L'oroscopo, vai, il primo lo fai tu, gli altri li faccio io. Leone! Esatto. Tigre non c'è. Pesci solitamente rossi. Gemelli, adesso la smettete. Cancro è consentito grattarsi. Fabio, sono le 8 e solo 2. Anzi, dico quella del libro. Ma di quella del libro, tanto io lo sapevo che la volevi. Tu stasera ma suoni? Per domani. Io stasera suono. Tu delle picche hai paura. E te lo dico io. Io stasera suono. Di sta cosa del libro. Allora, Fabio, io sono andato in libreria. Mentre comunque non abbiamo ancora salutato nessun ascoltatore, ma li salutiamo tutti sei, siete fantastici, vi voglio bene, eccetera, eccetera. Allora, io sono andato in libreria a comprare un libro. Un libro importante, un libro che parla di famiglia, quindi si parla di educazione, di sociologia. È un libro che ti spiega che la famiglia non è papà, mamma, figlio, ma la famiglia è il nucleo. Ho speso 1,10 euro a pagina. Allora, cavolo, se tu volete che... 5. Allora lo faccio vedere il libro, vedi, c'è la mamma gallo col pulcino, poi dopo di qua abbiamo il gatto, la gatta, il gattino. Allora, se voi volete l'elefante, allora un euro signori, 1 euro a pagina, però è interessante perché la mucca è il toro e il vitello è un libro che parla. Detto questo, salutiamo tutti, Nadia Pinco Pallino, salutiamo Matteo. Mancano 3 secondi, facciamo in tempo a salutare tutti i nostri ascoltatori. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Questa è una brutta battuta, Fabio, una brutta battuta. Allora, per quanto riguarda le invenzioni inutili, abbiamo detto tutto, le fiche abbiamo detto, la pizzeria è tutto. Ricordiamo il nostro patrocinio Frutta Morta. Biscione a caso, l'ho già mandato il biscione. Quindi vi ricordo, sabato e domenica, ore 17, grandissimi ospiti, vi promettiamo che non ci sarà Franco Bonilauri, quindi ci divertiremo tutti quanti, assolutamente. Quindi, senza Franco c'è posto per tutti. Questa battuta è copiatissima, perché la nostra non è una trasmissione originale, Franco. Originale. Non è assolutamente. Un attimo di... un attimo di stacchetto musicale. Tu cosa ci suoni stasera? Allora, Marco. Domani, 19:30 siamo in collegamento con Damiano Scalabrini direttamente da Telequarantena, questa trasmissione di grande successo. E Fabio si vesterà da boscaiolo anche domani? Io non resto al boscaiolo domani, no, ma io mi sono vestito così perché è una puntata che dovevamo giocare a scacchi, ma tu non lo sai, lasciamo stare. Fabio, sugli scacchi una cosa. Allora, ieri ho giocato a scacchi con Roberta. Ma facciamo domani. Tu sai, mi viene in mente adesso. Non resiste, Fabio. Ho giocato a scacchi con Roberta, sai che lei è vegetariana. Mi ha mangiato il cavallo.
Non si fa, non si fa, dai. Era meglio non dirlo. Allora, quindi, cosa canti stasera? Visto che noi abbiamo l'ospite, che è un ospite... Nel frattempo manda il patrocinio, in natura morta, vai. No, ma in natura morta no. Matte, il nostro ospite è un ospite in frac, giusto? Sì, sì, io, no, c'ero io in... beh, Andrea Murchi, tra l'altro, ha fatto uno spettacolo su Fred Buscaglione, ragazzi. Però non faccio Fred Buscaglione, faccio l'uomo in frac. No, fare troppo bella! C'è chi la sente per la prima volta dice, oh, che no, brutta canzone, no, perché no, la fai tu. No. Ecco, esatto. Io cerco di prendere canzoni molto belle, poi fatte da me diventano normali. Perché sappiamo che noi fa le cose fatte male... Siamo bravissimi, non è un problema tecnico originale. Domani sera 19:30 con domani. Fabio Biagi Boscaiolo, Matteo il cameriere, grazie Andrea Murchio, grazie Francesco Calabrò, grazie a tutti. Micio giunta mezzanotte, si spengono i fanali, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo e dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, ma dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, anche un gatto innamorato, malinconico ed assente, non si sa dove è, né cosa fa. Questa è dedicata a te, Matte. Ti voglio bene. Mai sarà questo bell'uomo in frac. Addio. Addio al mondo. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, a una trasmissione non originale che purtroppo finisce qua.